Io vi ho sempre detto in tutte le trasmissioni fatte finora che in stregoneria non esistono segreti, cioè, chi parla di segreti della stregoneria dice cazzate. Perché questo? Perché tutto quello che esiste in stregoneria ci circonda, cioè l'immensità, diceva il maestro di Castaneda, Don Juan, no? Diceva che noi siamo circondati dall'immensità, siamo circondati dal potere. Però una volta che si è detto questo, anche se si è detta la più grande verità della stregoneria, non serve assolutamente a niente se noi non siamo in grado di accedere a questo potere, non siamo in grado di accedere alle coscienze che ci circondano, alla consapevolezza che ci circonda. Per cui anche se noi conosciamo tutti i segreti, li elenchiamo della stregoneria, in realtà non sappiamo assolutamente niente perché non sappiamo che farcene. Cioè, è come, non so, l'uomo tecnologico che ha in mano una clava dell'uomo di Neanderthal, si trova davanti, non so, a un serpente a sonagli, non sa come usarla. L'uomo moderno, se non ha il minimo mitra, se non ha il minimo delle armi affilate, non sa come comportarsi. E così l'uomo di Neanderthal, se ha in mano un fucile mitragliatore, non sa che farsene. Cioè, esistono delle prerogative che sono proprie dei singoli individui. Per cui i segreti in realtà non esistono, esiste solo la capacità di trasformare se stessi, di prendere nelle proprie mani le proprie decisioni e la propria vita, e partendo dal prendere nelle proprie mani le proprie decisioni e la propria vita, riuscire a camminare, riuscire a relazionarsi con tutto quello che esiste. Questo è l'importante in stregoneria. Dopodiché, siccome partiamo da dei divenuti diversi, cioè c'è chi ha una tradizione cristiana, chi non ha una tradizione cristiana, c'è chi sogna non so, Afrodite greca, c'è chi si sogna, non so, la religione egiziana, adesso non voglio neanche elencare tutto. Per cui esistono dei percorsi diversi che i singoli individui fanno. Ci sono i Celti, per esempio, quelli che guardano ai paganesimi nordici. Cosa succede questo? Che ognuno parte da dei presupposti e partendo da quei presupposti va alla ricerca di alcune cose, di alcune forme, di alcuni nomi, di alcune strutture di energia. Bene, tutte queste cose sono sempre diverse una dall'altra. Ogni persona è oggettivamente diversa e ogni persona legge il mondo che lo circonda in maniera diversa. Questo leggere il mondo in maniera diversa ci porta a costruire tanti tipi di paganesimi quanti sono i singoli esseri umani. Perché i singoli esseri umani costruiscono la loro religione pagana. Noi siamo compresi nel mondo, noi non comprendiamo il mondo, per cui noi del mondo ne afferriamo degli aspetti e quegli aspetti cerchiamo di metterli al nostro servizio, cioè in pratica cerchiamo di usare quelle cose che noi comprendiamo per sviluppare noi stessi. Questo è importante. Per cui ogni persona può cogliere aspetti diversi o priorità diverse da un'altra persona. Pertanto, torno a ripetere ancora quello che ho sempre ripetuto, nel paganesimo e in stregoneria non esiste una verità, esiste solo un percorso di libertà. Può essere libertà soggettiva, libertà personale, libertà dalle costrizioni, libertà dal sistema educazionale, libertà sociale, qualsiasi tipo di libertà. Esiste solo ed esclusivamente un percorso di libertà, dove la verità è solo descrizione della libertà raggiunta dal singolo individuo. Cioè il singolo individuo raggiunge un certo grado di libertà e la descrive. Questa sua descrizione è la sua verità. Il giorno dopo che riuscirà a liberarsi ulteriormente, a sviluppare, a conoscere nuovi fenomeni, a incamerare nuovi concetti, avrà un'altra visione della verità, avrà un'altra costruzione della sua verità. Per cui la verità sarà diversa quel giorno da quella che era il giorno prima. Per cui tutto deve essere ricostruito, tutto deve essere ripensato. Se voi leggete quelli che sono l'uscita dell'anima al giorno, no? Cioè, dal libro egiziano dei morti c'è l'uscita dell'anima al giorno, che è uno dei testi più antichi che ci sono. Bene, in quel testo prendete l'ultima parte e voi vi accorgerete che il morto,
cioè il morto invoca se stesso il potere, cioè è lui il potere, è lui che davanti alle divinità dice io sono, io esisto, io sono un Dio, io cammino nell'eterno e io rivendico me stesso. Questo non significa che Ra e Horus non siano onore a Ra e onore a Horus, però io sono un Dio e io vado a camminare sul sole, cioè io divengo l'universo. Questo voi non lo troverete in nessuna religione rivelata, cioè nessuna religione rivelata vi porterà a dire l'essere della natura è un Dio, il sole è un Dio, la terra su cui mettiamo i piedi è un Dio. Voi queste cose non le troverete mai, perché le religioni rivelate rivelano una verità alla quale sottomettere i singoli esseri umani, cioè i singoli esseri umani si sottomettono a quella verità, sono succubi di quella verità, subiscono quella verità e quella verità blocca il loro sviluppo di libertà. Quella verità dice tu non puoi andare oltre, tu non puoi fare questo, tu devi accettare questa verità, io ti do la verità nelle religioni rivelate. E l'essere umano è fermo là, è bloccato in ginocchio e perde il proprio campo vitale, perde la propria energia, perde la propria capacità di determinare se stesso nel sistema sociale in cui vive. Questa è la religione rivelata. Al contrario, il paganesimo invece ha un percorso di libertà, dice l'essere umano, come qualsiasi essere della natura, cioè non è tipo il Vanini che riduce l'essere umano a bestia, è al contrario, tutti gli esseri della natura sono dei, perché? Perché nella loro vita sviluppano le proprie determinazioni, sviluppano se stessi, mettono la propria volontà, mettono il proprio essere, scelgono cosa è meglio per loro, magari sbagliano, anzi sicuramente sbagliano, però gli sbagli fanno parte della vita. Un giorno si voleva fare una scelta, si è fatto quella perché si pensava che quella scelta fosse la migliore delle scelte e invece non era la migliore delle scelte. Benissimo, domani cercherò di farne una meglio, però intanto io ho scelto. Io intanto ho scelto e ho sbagliato, però ho scelto. Ho fatto una scelta del cavolo, però l'ho fatta, è mia la scelta, io sono il padrone della mia scelta. Non ho obbedito a Dio che mi diceva tu dovevi far così, no, col cavolo. Io ho fatto quella scelta e io ho sbagliato, benissimo. Domani ne faccio un'altra scelta, sbaglio ancora, perfetto. Continuerò a fare una scelta, sbaglio ancora, benissimo. Prima o dopo costruisco me stesso errore dopo errore, benissimo, sarà errore dopo errore, però costruirò me stesso, io sono il padrone dei miei errori, io sono padrone delle mie scelte, io sono padrone di ciò che faccio e questo costruisco il Dio che c'è dentro. Pertanto perché comunque in ogni caso a una certa età o per un motivo o per un altro tutti muoiono, cioè il corpo fisico è destinato a morire e il corpo fisico è destinato a morire, per noi possiamo costruire il nostro corpo luminoso. Che cos'è questo corpo luminoso? Vediamo un attimo se riesco a farvi capire. Quando io dico ho una coscienza, dico questo corpo fisico ha in sé una coscienza. Allora, corpo fisico e coscienza non sono distinti. La coscienza è in quanto c'è questo corpo fisico. Corpo luminoso e coscienza non sono distinti. La coscienza esiste perché esiste un corpo luminoso, perché esiste una struttura energetica, perché esiste una modulazione. Per cui questa modulazione, questa frequenza sulla quale io vado a costruire nel corso della mia vita, devo costruirla perché solo in quel modo posso far continuare ad esistere la mia coscienza. Questo è il motivo. E il modo di costruire quel corpo luminoso, il modo di costruire quella consapevolezza, il modo di costruire quel tipo di corpo luminoso all'interno della natura avviene con quei processi, avviene passando da sperma, essere feto, essere della natura e corpo luminoso. Questo è il modo con cui l'energia vitale ha trovato per trasformarsi in coscienza e consapevolezza. Questo è il modo che ha trovato l'energia vitale per far questo. Ha trovato altri modi, ha trovato i modi degli esseri di sua energia, ha trovato i modi dei pianeti che sono trasformati in coscienze. Ha trovato tanti modi, anche colonie di esseri diversi che mettendo insieme le loro azioni, i loro fare, i loro intenti hanno costruito dei centri di energia vitale, delle consapevolezze, hanno modulato dell'energia che è rimasta compatta e ha potuto sviluppare la propria consapevolezza. Esistono vari modi con i quali l'energia vitale ha trovato il modo di diventare consapevole. Noi come esseri della natura abbiamo questo modo
e non possiamo avere dei cammini di stregoneria, dei cammini di magia diversi da quelli che noi percorriamo, perché noi siamo esseri della natura, non siamo esseri di sola energia vitale. Voi vi troverete spesso, se qualcuno fa delle sedute spiritiche o qualcosa, qualche volta arrivano sì degli esseri di energia vitale, che vi raccontano le loro cose, vi raccontano il loro modo di guardare la vita, il loro modo di percepire la vita, e cercano di tradurla in termini umani. Però quello è il loro modo di leggere la vita, non è il modo con cui va letta la vita. E stiamo molto attenti a questo. Noi siamo ciò che siamo perché questo è il sistema che la natura ha trovato per trasformare l'energia vitale senza coscienza in energia vitale cosciente. E noi, siccome abbiamo preso consapevolezza nel momento stesso in cui eravamo all'interno del brodo primordiale, abbiamo cercato di elaborare un sistema affinché generazione dopo generazione avessero dei tempi migliori, delle situazioni migliori per poter costruire la coscienza e la consapevolezza. Dal brodo primordiale, alcune centinaia di milioni di anni fa, noi siamo ciò che siamo ora, perché noi, quando siamo diventati consapevoli all'interno del brodo primordiale, abbiamo usato la nostra volontà, abbiamo scelto le sequenze migliori, abbiamo tentato di costruire delle situazioni migliori nelle quali vivere. Ebbene, da allora ci siamo trasformati generazioni dopo generazioni diventando ciò che siamo ora, e il nostro dovere è quello di costruire migliori condizioni di vita. Pronto? Sono Claudio Simeoni. Sì? Ascolta, mi sapere nel tuo caso da lavorare prima, non puoi telefonarti. Non sai che sono proprio d'accordo con te in tutto quanto, ma trovo robe interessanti, discorsi interessanti che vede fare. E penso sarei interessato a leggere uno dei tuoi libri. Ne è qua, e anziché sapere già il rapporto con il cristianesimo, se espressa filosofia di vita in rapporto a natura, in rapporto all'ambiente, in rapporto a certi concetti come il corpo luminoso, che magari bisogna studiare meglio, insomma. Sì. Senti. Come si può avere un libro nel tema che ti avevo appena adesso definito? Quello che ho appena detto adesso? Sì. Senti, io ti do il titolo, però tu dovresti richiederlo all'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, perché purtroppo io non sono quasi più in condizione di poterli stampare, e l'Istituto ne fa delle fotocopie grandi, e oltretutto le fa pagare anche molto meno di me, per cui ti do l'indirizzo. Io metto una pennella. Sì, dopo te lo mandano, te lo do per radio l'indirizzo. Per radio? Sì. No, adesso non ho la radio accesa. Ah, non hai la radio accesa? No, perché ho mini cuffie e... Mamma, aspetta un attimo, mamma, dammi la pena. Perché ho mini cuffie su radio, al lavoro, ma qua non ho niente. Ho capito. Aspetta un minuto che mi danno la pena. No, ma... Buon, dimmi. Allora, è Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Studi Politeisti, sì. Casella postale 53. Sì. Quanto? 53, 53. Sì. Marostica. Sì, vabbè, devo vicino qua. Vicenza. Ok. Tu dici due righe, dici, allora, il libro che ti ho appena letto prima è Ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Sì. Va bene. Loro lo mettono credo a 15.000 lire, per cui una stupidaggine tutto sommato. Sì, va bene. Di quante pagine devo? Allora, questo qua è fatto da 106 pagine nel mio, però loro hanno ridotto molto le pagine. Va bene. L'hanno fatto un formato grande in modo di stare dentro con le spese. Ok, grazie. Grazie a te. Il problema è questo, cioè... Io faccio fatica a stampare i miei libri, cioè nel senso che li ho in computer, ne ho qualche copia, però sono costretto a farli pagare parecchio, cioè oltre ai 30.000 lire all'uno. Per cui l'istituto invece ha tentato di avere un formato in A4, in A3 scusate, praticamente un formato doppio, nel quale ha tentato di condensare nel più breve spazio possibile tutto il libro. In questo modo è riuscito a ottenere un prezzo che sta sulle 15.000 lire, per cui
chiunque lo può chiedere all'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza, e si mette d'accordo, insomma glielo mandano. Io faccio fatica a buttarli per computer, ogni tanto ne stampo qualcuno per qualche amico, glielo mando, però lo faccio più che altro per affetto, più che non per soldi, perché costano parecchio stampati in quel modo, veramente. Cioè non vi consiglio neanche di venire da me. Dopodiché, se volete, vabbè, quelli che faccio io, dico, meno di 30.000 lire non ve li posso dare, per cui mi dispiace anche farvi spendere dei soldi quando è possibile averli per un po' di meno. Per cui, se li chiedete all'istituto, ve lo può dare. Questo è ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Sarebbe il secondo libro che ho scritto della religione romana. Il primo è Il sentiero d'oro, in cui individuo tutta una serie di figure e ho una serie di visioni di alterazione della percezione che mi permette di leggere quelle divinità per quello che sono e non per ciò che appaiono. Naturalmente sono perfettamente cosciente di non aver visto tutto, c'è un'eternità da vedere, c'è un'immensità da vedere, per cui io ho solo colto una serie di cose che ritengo importanti e una serie di cose che sono nate dal mio essere stato, dal mio percorso di stregoneria. Per cui chiaramente se io vedo Diana, la vedo da quello che io sono stato, non posso vedere le cose da ciò che un altro è stato. Per cui la figura di Diana, che è estremamente complessa, estremamente vasta, ha milioni di sfaccettature, io ne ho colto solo alcuni aspetti. Però importante è rompere quella che è la sequenza della divinità come essere antropomorfo davanti al quale gli esseri umani venivano messi in ginocchio. Per cui viene letta quelle che sono le figure della religione romana dal punto di vista della magia e della stregoneria. Ciò che porta a diventare eterne invece va a cogliere tutta una serie di divinità minori della religione, cosiddette divinità minori della religione romana, e va a leggere dei percorsi attraverso i quali, attraverso il paganesimo, viene costruita la costruzione del corpo luminoso dell'individuo. Cioè questo è il pregio di ciò che porta a diventare eterni della religione romana. Ed è il secondo lavoro che ho fatto a proposito del paganesimo romano. Non so se ne farò un terzo, anche perché i lavori mi arrivano da fare, mi arrivano sempre all'improvviso. Avevo deciso di fare il crogiolo nei quattro canti del mondo, ora mi sono trovato con due crogioli. Bene. Io chiudo qui la trasmissione, vedo che sta arrivando qualcuno dei ragazzi. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Ciao, siete arrivati? Fra qualche minuto vi do il microfono, lo volete subito? Vabbè, vediamo un attimino chi c'è. Pronto? Pronto? Sì? Tu sei condizionato anche tu da qualche parola, sì, dove ho fatto parte di una cooperativa di uomini. Non riesco a capire quello che mi stai dicendo. Bene, se non riesci a capire. Ascolta, secondo te quello che dici ha logica? Pronto? Sì, dimmi. No, ti ho detto, secondo te quello che dici ha logica? Non riesco a capire dove vuoi. Cioè, quando definisci la coscienza vitale e che l'uomo fa parte della natura, la coscienza vitale di che cosa fa parte? No, io non ho parlato di coscienza vitale, ho parlato dell'energia vitale che si trasforma in coscienza. Sì, energia vitale che si trasforma in coscienza, sì? non è parte della natura secondo te? E definisci che appunto la coscienza bisogna... No, bisogna... Che le differenze che io stavo parlando è del modo con cui l'energia vitale si trasforma in coscienza. Esistono tanti modi, l'essere natura ha dei modi precisi. Sì. Dopodiché anche la terra fa parte della natura, sì. Ma ha una sua via alla conoscenza. Sì. Vedi tu, Einstein però ha anche detto... Sì, ma a me non mi interessa quello che ha detto Heidegger, mi interessa quello che dico mi. Ah, va bene, te l'ho detto te. Ma però mi pare che sia più logico Einstein, no Heidegger? No, non mi interessa niente. Me la lasci dire la frase di Einstein? Sì, dilla dai. Il relativismo di Einstein dice nell'impossibilità di definire qualcosa nella sua essenza stabile. Ora, come puoi tu, misero mortale peccatore come me, perché mi credo e non credo in Dio al 50%, misero mortale peccatore come me, definire ciò che tu, che la tua è verità? Come puoi definire questo? Vabbè, ascoltami e continuerò a definirlo. Sì, ma hai capito? Sì, no, ho capito. Io non l'ho detto io.
Cioè, ho capito perfettamente, non c'è nessun problema. Io definisco esattamente ciò che sono in grado di vedere. La teoria della filosofia aperta afferma questo. Non è importante le idee che si costruiscono, è importante manipolare chi costruisce le idee. Solo manipolando se stessi si può andare oltre al pensato della ragione. Dopodiché, se quello che dico io ha logica per te o non ha logica per te, questo a me non mi interessa. Pronto? Sì? Posso solo dire una cosa, non tanto sui contenuti, per cui penso sono argomentazioni abbastanza anche difficili. La cosa che un po' mi dispiace è che è un conduttore di... cioè, lei che conduce questa trasmissione si sta dimostrando poco tollerante nei confronti di chi non la pensa come lei. Ah, ma io sono assolutamente intollerante. È bene che la gente lo sappia, visto che questa radio, sì? Secondo me, ha degli aspetti estremamente positivi, sì? Di democraticità. Certo. Credo che se ci saranno assemblee democratiche all'interno di questa emittente, è giusto anche dirlo, bene, che ci sono persone che sono intolleranti. Okay. A me dispiace per l'ascoltatore che, cioè, quello che è intervenuto prima va di me. Va bene, d'accordo. E a me piacerebbe che anche altre persone potessero sollevare, perfetto, questa questione. D'accordo. Bene. Allora, finiamo qui la trasmissione, i ragazzi sono arrivati, la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, ricordo che sono Claudio Simeoni,